Ma oggi faremo, è meglio di no. Faremo una cosa diversa. Io ho scoperto che c'è un brano che Maria Grazia Cucinotta ama tantissimo e spero di non sbagliarmi. So che ricorda un momento della tua vita e mi piacerebbe che lo cantassimo tutti insieme. E lo ascoltiamo. Ho lasciato troppi segni sulla pelle già strappata. Non c'è niente che si insegni prima che non l'hai provata. Sono andato sempre dritto come un treno. Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero. Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio e non ho mai detto resta se potevo dire addio. Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta, ma non ne ho tenuto conto, sempre avuto troppa fretta. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutti i torti e le ragioni, dalle paure. Ho giocato con il fuoco e qualcuna l'ho anche vinta, ma ci è mancato poco, mi giocassi anche la vita. Ho lasciato troppe volte la mia impronta sopra un letto senza preoccuparmi troppo di cosa prima avevo detto. Ho guardato nell'abisso di un mattino senza alba, senza avere un o qualcuno che ti salva. Ma almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutte le mie imperfezioni, dalle paure. Hai indovinato? A parte che adoro Michele, siamo amici e lo trovo un artista, un poeta. Lui perché scrive questa... veramente con il cuore. È un ragazzo molto sensibile, con un grandissimo talento. Perché questa canzone ti appartiene? Ti piace? Mi piace parte perché di te? Ci sono tanti. Noi scriviamo il diario, io scrivevo il diario quando ero piccola. Poi ho continuato, poi mi sono persa un po', però... questa cosa di lasciare fuori un qualcuno dal diario degli errori lo trovo una cosa molto, molto bella. Cioè, ne facciamo tanti di errori. Poi la maggior parte delle volte accusiamo gli altri dei nostri errori invece di farci noi partecipe, protagonisti principali dei nostri errori. Di conseguenza mi piace tutto un insieme di parole, mi ritrovo insomma in tante cose.